numero 4, l'interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori di competenza della Regione Umbria per il potenziamento del centro nautico di Piediluco. Do la parola alla consigliera Alessandrini per l'illustrazione dell'interrogazione. Grazie Presidente. Il Centro Nautico Paolo Daloglia di Piediluco, sede del Centro Nazionale Remiero, rappresenta un polo di riferimento dove ogni anno si svolgono gare internazionali e si allenano le squadre nazionali di moltissimi paesi. Pertanto, nell'ambito delle politiche regionali in materia di sport e turismo, assume particolare importanza il potenziamento e la valorizzazione del complesso immobiliare e delle attrezzature del centro. La Giunta regionale, attraverso la deliberazione numero 372 del 1 aprile 2019, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per il potenziamento del centro nautico di Piediluco, per la realizzazione dei lavori e degli interventi necessari per l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture. In tale protocollo d'intesa, la Regione Umbria è stata individuata quale stazione appaltante per la realizzazione dei lavori e delle opere previste. Ricordato che la Regione Umbria deve farsi carico del finanziamento e della realizzazione dei lavori di ammodernamento nei limiti dell'importo massimo di 1 milione di euro, che la Giunta regionale, inoltre, deve gestire tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla legge nell'ambito dell'appalto di lavori pubblici, compresa la validazione dei progetti di livello definitivo ed esecutivo, nonché deve individuare il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dei lavori. Si interroga dunque la Giunta regionale per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di competenza della Regione Umbria per il potenziamento del centro nautico di Piediluco. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola all'assessore Melasecche per la risposta. La vicenda non si può sintetizzare in 3 minuti, purtroppo, tuttavia cerco di essere particolarmente sintetico. Si tratta di un'opera finanziata con i cosiddetti canoni idrici che negli anni precedenti erano stati assegnati al Comune di Terni. La precedente giunta ha ritenuto invece di tenere nella struttura regionale quei fondi quale stazione appaltante per realizzare quell'opera. Il problema è che purtroppo già dalla documentazione che esiste e da quello che affermano i vari dirigenti e funzionari, all'epoca non era possibile assolutamente realizzare l'opera entro l'anno, iniziare i lavori, per la complessità dei lavori e soprattutto perché la ERG metteva a disposizione i fondi per la progettazione dall'anno 2020. E quindi, come tutti comprendono, è impossibile avere il progetto dal 19 se i fondi sono disponibili dall'anno successivo. Il Comune di Terni ha acquisito i pareri relativamente allo studio evidenziato che evidenzia numerose criticità. In particolare è importante ricordare che il potenziamento sarà soggetto a variante al PRG, oltre a tutte le prescrizioni e pareri derivanti dal piano stralcio dell'autorità di bacino, dalla soprintendenza e dai vincoli dei sistemi naturalistici della ZPS e da valutazioni ambientali via i VAS, oltre a quelle provenienti dalla difesa idraulica. Ho indetto appositamente una conferenza di servizi che c'è già stata, per fare il punto della situazione, per verificare le ragioni del ritardo ad oggi nelle procedure della stazione appaltante, cioè la Regione, onde procedere alla nomina del RUP, superare le difficoltà, recuperare appena possibile e se possibile i fondi stanziati, perché lo ricordo, quei fondi sono finiti in economia e quindi ad oggi non sono più disponibili. Fissare un cronoprogramma in modo da giungere quanto prima all'apertura del cantiere e alla inaugurazione dell'opera che consenta alla Federazione Italiana Canottaggio di organizzare a Piediluco gare internazionali. La conferenza è anche preliminare alla firma quanto prima dell'accordo di programma senza il quale non è possibile procedere. Ho avuto questa mattina, sollecitando la struttura regionale delle opere pubbliche che ringrazio,
due ipotesi di cronoprogrammi. Una prevede il termine dei lavori e l'inaugurazione a dicembre 2021, un'altra nel marzo del 2022, a seconda che l'incarico progettuale venga dato dalla Federazione Canottaggio o meno. L'impegno mio e della Giunta è quello assolutamente di recuperare il tempo perduto, due, di recuperare per quanto è possibile, ne abbiamo parlato in Giunta varie volte, anche le somme che sono confluite in economia, perché diversamente il Comune di Terni, incolpevole, perderebbe quella somma e sarebbe la cosa abbastanza grave, in quanto non dipende dal Comune ma da quello che è avvenuto nell'ambito della struttura regionale nei mesi scorsi, in modo tale da dare soddisfazione alla Federazione Canottaggio e potenziare il turismo sportivo a Piediluco e nell'intera Assessore, regione. Scusi. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Alessandrini, vuole replicare? Grazie Assessore, la risposta è chiara ed esaustiva, l'impegno che sono certa metterà lei e tutta la Giunta è ben evidente, soprattutto per la situazione problematica ereditata riguardo questo tema così importante, sia dal punto di vista turistico, sportivo, logistico e non solo per la città di Terni. Grazie. Grazie mille, ora proseguiamo con l'oggetto numero 5, risponde l'Assessore Morroni, ripristino diga di Acciano. Do la parola al consigliere Fora per l'illustrazione dell'interrogazione. Sì, buongiorno, buongiorno Assessore, buongiorno Presidente, Giunta. L'interrogazione fa riferimento al tema della crisi idrica, tema complesso, così come è complesso coniugare la sopravvivenza del nostro patrimonio fluviale garantendo l'approvvigionamento idrico alle nostre comunità. La diga di Acciano è una vicenda emblematica, direi a tratti surreale, tanto che negli ultimi anni è stata chiamata la guerra dell'acqua, nelle cronache di tutta la nostra regione si è letto spesso della vicenda. La storia, la riassumo velocemente, dura da 50 anni, perché negli anni 50, per garantire la sopravvivenza del fiume Topino, che è una delle maggiori fonti di approvvigionamento per l'acquedotto di Perugia, venne autorizzata la costruzione della diga di Acciano. L'opera fu realizzata solo nel 1980, 30 anni dopo, e quasi subito sospesa a seguito degli eventi del sisma, svuotato il bacino, e da quel momento il bacino e la diga di Acciano sono non funzionanti. Addirittura nel 2003 c'è stata anche una sentenza che ha prodotto anche una causa penale con una stima importante di 3 milioni d'euro di risarcimento. È un balletto che continua dagli anni 2000. Nel 2013 finalmente la Regione avvia un nuovo stanziamento di oltre 2 milioni per realizzare l'opera, affidandola al Comune di Nocera Umbra, al Consorzio Acquedotti a Lati 3, e da quel momento non sappiamo più nulla. Sappiamo solo che il Comune di Nocera Umbra due anni fa anticipa che verrà quasi nel giugno di quell'anno sarà riattivata la diga, ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia. L'unica cosa che sappiamo è che i prelievi sul Topino continuano, soprattutto per alimentare il fabbisogno idrico di Perugia, sfruttando un territorio già debole e fragile, usando le ricchezze ambientali di un territorio per approvvigionarne un altro, a discapito della realtà che quelle ricchezze produce. Per questi motivi si chiede la reale situazione della diga, quando è previsto il collaudo e se l'opera garantirà la sua funzione principale, che è il reintegro del fiume Topino, e quale organo sarà preesposto alla gestione della diga, quali sono i limiti del prelievo e l'autorità che deve effettuare i controlli. La parola all'assessore Morroni. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. In ragione della convenzione stipulata in data 7 marzo 2016 tra Consorzio Acquedotti Perugia, Comune di Nocera Umbra e Ati 3, si è stabilito che l'ente proprietario della diga è il CONAP, quindi Consorzio Acquedotti di Perugia. Il concessionario per la gestione della diga di Acciano è il Comune di Nocera Umbra. L'Ati 3 è stato individuato quale stazione appaltante dei lavori di declassamento. La concessione è assentita per reintegrare il fiume Topino come previsto
nel disciplinare convenzionale per la concessione delle sorgenti di Bagnara San Giovenale in comune di Nocera Umbra. I lavori per il declassamento della diga di Acciano sono stati consegnati in data 11 aprile 2016 e completati in data 5 settembre del 2017. Le opere sono state collaudate staticamente in data 23 novembre 2017, mentre il collaudo tecnico-amministrativo è stato rilasciato in data 19 febbraio del 2018. Con nota del 26 giugno del 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di sopralluogo e verifica di nuova conformazione della diga, prendeva atto del declassamento dell'opera da grande a piccola diga, trasferendo la competenza per la vigilanza sulla sicurezza dallo Stato alla Regione. Con nota del 9 gennaio del 2019, Auri comunicava alla Commissione di Collaudo Tecnico Funzionale il trasferimento delle competenze in capo all'ATI 3 per l'intervento di cui trattasi all'Auri stessa. Al fine di avviare le operazioni di invaso, in data 28 gennaio del 2019, l'Auri trasmetteva alla Commissione di Collaudo Tecnico Funzionale la seguente documentazione approvata con determinazione Auri numero 4 dell'8 gennaio del 2019. Piano di riempimento degli invasi sperimentali, schema foglio delle condizioni per l'esercizio e la manutenzione, schema documento di protezione civile, rubrica telefonica. La Commissione di Collaudo Tecnico Funzionale, con nota dell'8 febbraio del 2019, comunicava al Comune di Nocera Umbria e all'Auri la propria disponibilità ad effettuare il sopralluogo congiunto previsto dal piano di riempimento in vasi sperimentali per la verifica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo, degli organi di sicurezza e delle apparecchiature elettromeccaniche propedeutica all'inizio delle operazioni di invaso, e a tal fine sollecitava l'attivazione di una fornitura elettrica atta a consentire l'attivazione degli organi di manovra sopracitati e le successive manovre di regolazione per garantire il mantenimento delle quote sperimentali di invaso stabilite anche nel rispetto del documento di protezione civile trasmesso. Alcune informazioni aggiuntive. La diga di Acciano ha una funzione principale, che è quella di assicurare l'accumulo delle acque piovane in grado di reintegrare la sorgente di San Giovenale, dove sarebbero avvenuti i prelievi idropotabili, dove vengono i prelievi idropotabili del Consorzio Acquedotti di Perugia. Siamo infatti in presenza di terreni estremamente fratturati, con forte permeabilità carsica, con le acque che vengono rilasciate più a valle, dove poi è stato realizzato il centro di pompaggio per il prelievo delle acque che alimentano la città di Perugia. Inoltre, assicurando il reintegro della sorgente di San Giovenale in modo costante attraverso l'accumulo assicurato della diga di Acciano, viene garantito anche che le acque eccedenti il prelievo idropotabile possano alimentare il fiume Topino. Il reintegro della portata del fiume Topino è sicuramente previsto dal DPR 1771 del 95, ma questa viene assicurata a San Giovenale e non in corrispondenza della diga di Acciano. Per concludere, dopo i lavori di riduzione e consolidamento dell'argine, eseguiti dall'ATI 3 di Foligno, è stato prodotto il collaudo tecnico-amministrativo. Assessore, tempo, per favore. Sto chiudendo. Tanto che gli uffici regionali hanno provveduto alla liquidazione del saldo finale. La gestione della diga di Acciano è assicurata, secondo accordo convenuto tra gli enti preposti, dal Comune di Nocera Umbra, avendo stipulato il contratto di affitto dell'opera con il Consorzio Acquedotti di Perugia Conappa, la simbolica cifra di un euro l'anno. Solo recentemente è stato possibile effettuare l'allaccio dell'energia elettrica, che poc'anzi ho richiamato, e questo consentirà di avviare il progressivo invaso della diga di Acciano in condizioni di sicurezza. L'allaccio è avvenuto proprio pochi giorni fa. La mancata fornitura elettrica ha impedito di fatto l'inizio delle attività di invaso sperimentale necessario al collaudo finale dell'opera e la sua messa in esercizio. Dalle informazioni assunte presso il Comune di Nocera Umbra risulta che a breve saranno pertanto avviate le operazioni per l'invaso della diga di Acciano. L'ultima cosa, chiedo scusa alla Presidenza, non esiste nessun limite di prelievo per la diga di Acciano, in quanto la sua funzione è quella di reintegrare le acque della sottostante sorgente. I limiti sono imposti invece
al prelievo idropotabile effettuato dal Consorzio di Acquedotti Perugia a San Giovenale per servire la città di Perugia. Per quanto concerne l'ultimo suo quesito, consigliere Fora, l'autorità che dovrà effettuare i controlli sul reintegro e sul rispetto dei limiti di prelievo, si specifica che tale funzione è svolta dal Servizio regionale geologico, programmazione, interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Grazie. Vuole replicare, consigliere Fora? Voglio ringraziare l'assessore Morroni per la risposta assolutamente puntuale, precisa, che ricostruisce 50 anni di triste storia di una vicenda che è emblematica, un'opera pubblica che è stata autorizzata negli anni 50, finanziata nel 2000, affidata nel 2016 e forse l'assessore ci conferma oggi che fra qualche mese entrerà a regime. Direi che è la rappresentazione più plastica del sistema burocratico di questo paese. Ringrazio l'assessore Morroni per la puntualità e invito gli uffici preposti a controllare ripetutamente anche la gestione dell'attività, perché nel passato comunque si sono assistiti più volte al superamento dei limiti di prelievo della diga da parte del sistema approvvigionamento di Perugia. Proseguiamo con le ultime due interrogazioni. Risponde l'assessore Morroni. Stop alla privatizzazione dell'acqua pubblica, governance regionale della gestione del servizio idrico. Do la parola al consigliere De Luca. Grazie Presidente. L'acqua è un bene primario, essenziale per la vita, il cui accesso deve essere un diritto indiscutibile e inalienabile per tutti i cittadini. Gli umbri, i cittadini umbri, nel 2011 hanno il 60% dei cittadini umbri, ha votato favorevolmente per il 95%, quindi di chi si è recato alle urne, a favore della ripubblicizzazione dei servizi di gestione del servizio idrico. La Regione Umbria, con la legge regionale numero 11 del 2013, la legge istitutiva dell'Auri, ha posto nell'ambito delle competenze di questo organismo e quindi sostanzialmente dell'ambito regionale non delegato ai comuni, diciamo l'organizzazione del modello gestionale dei servizi pubblici all'interno del territorio regionale. Al momento ci troviamo di fronte a un territorio che ha sostanzialmente tre gestori, uno al 100% pubblico tramite un modello di gestione in-house providing che è quello dell'ex sostanzialmente AT3, il modello della SCPA, che è un modello che riguarda la provincia di Terni e che è un misto pubblico-privato, e sostanzialmente nella medesima forma anche per quanto riguarda gli ex AT1 e AT2, Umbra Acque SPA, che gestisce sempre nell'ambito della forma misto pubblico-privata. Con un comunicato del gruppo consiliare di Forza Italia del comune di Gualdo Tatino siamo venuti a conoscenza dell'intenzione da parte di alcuni di voler aumentare le quote, diciamo, di parte privata all'interno di Umbria Acque fino ad apportare la maggioranza assoluta, quindi il controllo societario nelle mani di Acea SPA, soggetto privato che in analoga maniera gestisce, ha acquisito le quote private all'interno della SCPA, quindi dell'azienda che gestisce la provincia di Terni. Il comune di Terni ha proceduto a dicembre scorso a dichiarare in maniera del tutto inspiegabile il fatto che la SCPA sia una società non a controllo pubblico, quindi sotto il diretto controllo del gestionale da parte del socio privato, che è minoritario in maniera estremamente, oltretutto più 25% rispetto al 40% di Umbra Acque, e all'interno
del leader consiliare, ha portato una delibera per la cessione delle quote della società ASM SPA, società al 100% di proprietà del Comune di Terni, nelle mani della società Acea SPA, quindi un aumento delle partecipazioni societarie in maniera oltretutto estremamente discutibile, senza una procedura concorsuale e quindi senza una gara ad evidenza pubblica. È chiaro che in questo momento c'è una situazione in cui si sta andando verso una gestione che è in tutt'altra direzione rispetto a quanto indicato dai cittadini umbri nel 2011, quindi si interroga l'assessore Morroni, il vicepresidente Morroni, per capire se intenda favorire attraverso strumenti normativi idonei la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico nel rispetto della volontà popolare a seguito dell'esito referendario, nonché ai sensi della legge regionale del 17 maggio 2013, numero 11, norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, se intenda sostenere l'aggregazione territoriale verso un unico gestore totalmente pubblico nella formula dell'in-house providing con esercizio congiunto del controllo analogo da parte dei comuni. Ovviamente la domanda, se non si fosse capito, è un'interrogazione che va in un'ottica di prospettiva, quindi nell'ottica di un orizzonte che va a scadenza dell'assetto attuale. Grazie Presidente. Grazie consigliere De Luca, la replica all'assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Collega consigliere De Luca, la sua interrogazione più che di prospettiva mi pare che guardi a un futuro remotissimo e mi perdoni la franchezza, ma mi pare anche viziata da una forzatura esplicita che si rivela nella costruzione stessa dell'articolato della sua interrogazione e che conduce ad un dettato che appare appunto completamente stonato, e le rispondo con molto piacere. Per quanto attiene il primo punto, come lei dovrebbe ben sapere, non attiene all'area di competenza legislativa della Regione. Per quanto riguarda il secondo punto, la legge che lei richiama, che è la legge numero 11 del 2013, credo che in maniera palese evidenzi una volontà di guardare a un ambito unitario a livello regionale, tant'è che quell'impianto normativo ha segnato il superamento dei subambiti e ha creato la cornice dell'ambito unitario, creando l'Auri e quindi assegnando ai comuni un ruolo centrale nella gestione sia del sistema idrico che dell'ambito dei rifiuti. Perché mi sono permesso di dirle benevolmente che la sua interrogazione, più che di essere di prospettiva, ci lancia in un futuro remotissimo? Perché anche assumendo la visione che lei solleva all'interno dell'interrogazione, vale a dire la prospettiva di dare in house l'intero territorio regionale a livello di gestione, lei dovrebbe sapere che al momento le tre società di gestione che lei ha richiamato hanno dei rapporti che si proiettano contrattualmente in un lasso di tempo piuttosto lontano. E quindi, com'è? Appunto, quindi un lasso di tempo che non attiene al momento alla prospettiva di lavoro della presente giunta, quindi saranno le giunte magari di quel momento ad affrontare tale determinazione. Perché, ripeto, siamo su un piano completamente astratto che non impegna minimamente l'attività di questo esecutivo al momento. Grazie. Grazie assessore Morroni. Il consigliere De Luca vuole replicare? Assolutamente sì, ma non stupisce l'opus in fabula che, come per una squadra di calcio, abbiamo le bottigliette sponsorizzate dalle società misto pubblico-private che gestiscono il servizio pubblico. 10 anni, sono passati 20 anni da quando è iniziato quel percorso, dal 2001-2002 per Umbracque, abbiamo una società che gestisce al 100% in house il servizio pubblico, abbiamo una quantità di perdite che per quanto riguarda la gestione pubblica del lato dell'ex Ato 3 è al 25%, la gestione privata ha portato perdite che vanno, si avvicinano, oscillano al 40 e al 50%. Quindi è chiaro come in questo momento i modelli gestionali
da cui lei, assessore, chiaramente si è lavato le mani, vanno in tutt'altra direzione, quindi vanno verso una privatizzazione totale. Io credo che la sua risposta sia totalmente, mi permetta, fuori luogo e anche irriverente nei confronti di invece una interlocuzione, un confronto estremamente volto per una prospettiva invece di gestione ottimale e di risoluzione di quelli che sono problemi strutturali dei cittadini umbri, perché i cittadini umbri, quando vanno a pagare le tariffe più alte d'Italia nelle loro bollette, chiaramente si rendono conto di quella che è l'andamento e di quello che volete fare all'interno di questa regione. Grazie, Presidente. Risponde l'assessore Agabiti, misura a sostegno del personale assunto dalla Regione Umbria in attuazione del piano di rafforzamento amministrativo. L'oggetto della mia interrogazione è il piano di rafforzamento amministrativo, il PRA. Per molti è una sigla, ma dietro a questa sigla ci sono delle persone. Ci sono delle persone che hanno sostenuto un concorso a cui si erano iscritti 30.000 persone e lo hanno vinto. Ci sono persone che sono state formate in questo ente, che hanno acquisito competenze specifiche e in cui l'ente ha investito. Ci sono persone che sono state sia retribuite tramite i fondi europei, ma che hanno acquisito una competenza specifica nella gestione dei fondi europei. E noi sappiamo quanto è importante sia riuscire ad ottenere questi finanziamenti che riuscire a gestirli in maniera adeguata e a spenderli. Non basta ottenerli se poi non si riesce a farli ricadere nel territorio e nel capitale umano della nostra regione. Assistiamo poi alla determina del fabbisogno di personale della Regione Umbria, che ci mostra un ente in cui la cessazione dei contratti, i pensionamenti, quota 100 porteranno alla carenza di 300 unità. 300 dipendenti andranno in pensione e rischiano di mettere in crisi il buon funzionamento dell'ente. Di fronte a questo, le persone che sono state individuate proprio grazie al PRA, il piano di rafforzamento amministrativo, che stanno lavorando nei nostri uffici fianco a fianco con il personale stabilizzato, che hanno acquisito delle capacità specifiche, ad oggi non hanno alcuna notizia sul loro futuro. Eppure i contratti sono in scadenza. Tra un anno cesseranno. Lo diciamo oggi qui, con un largo anticipo, quello di un anno, perché a noi interessa non solo individuare il problema, non ci interessa fare propaganda, non ci interessa essere strumentali, ma ci interessa trovare una soluzione. Per delle persone che in larga parte sono giovani, per delle persone che in larga parte hanno portato innovazione nei nostri uffici, per delle persone che hanno delle competenze specifiche riconosciute anche dall'ente, che andando a valutare l'andamento di questo PRA, di questo piano di rafforzamento amministrativo e quindi l'impegno nei vari settori, perché ci sono professionalità differenti di queste persone, l'ha valutato molto positivamente. Quindi tutto va verso un positivo riconoscimento del loro lavoro. Logicamente la cosa si unisce ai temi della riorganizzazione dell'ente, del personale, delle progressioni verticali, ma ad oggi questo è l'unico tema di cui non si parla e che non trova risposta. Per cui, assessore, noi siamo qui a chiedere, a sollecitare per capire sia per il futuro dell'ente, che deve essere innovativo, capace di stare al passo con i tempi, capace di inserire figure nuove, sia per il futuro di queste persone che hanno sostenuto un concorso a cui erano iscritte 30.000 persone da tutta Italia. Credo che saranno delle professionalità, dopo averle formate, molto valide. Grazie. Do la parola all'assessore Agabiti per la risposta. Grazie. Grazie. Il piano di rafforzamento amministrativo era finalizzato al potenziamento della capacità amministrativa dell'autorità di gestione, strutturato in termini di obiettivi di miglioramento nell'attuazione dei fondi dell'Unione Europea
e soggetto ad attività di monitoraggio e verifica periodica delle ricadute delle azioni di rafforzamento pianificate. Va precisato che il PRA non ha costituito né poteva costituire per sua natura uno strumento di programmazione delle assunzioni di personale, né le assunzioni ivi previste possono essere considerate come misure risolutive delle carenze di organico. Il PRA costituisce una forma di potenziamento delle strutture in una fase straordinaria e temporalmente definita di realizzazione degli obiettivi di rafforzamento, ferme restando ovviamente le politiche assunzionali che vanno effettuate alla luce del quadro normativo vigente con il piano dei fabbisogni di personale. Se così non fosse stato, appunto, il PRA non avrebbe avuto mai scontato anche l'approvazione da parte della Commissione europea, che chiedeva con il PRA un miglioramento e un più efficiente uso delle risorse esistenti per l'attuazione dei programmi operativi afferenti ai fondi e non l'uso delle risorse per fare politiche occupazionali. Le procedure di stabilizzazione vanno motivate in base alle esigenze da prevedere nei piani dei fabbisogni del personale e subordinate alle disponibilità finanziarie e dell'organico. Ad oggi il personale a tempo determinato PRA non risulta purtroppo ascrivibile ad alcuna fattispecie delle disposizioni vigenti, che prevedono forme speciali e in deroga di assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione. L'articolo 20 del decreto Madia, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, per effetto della 162 del 30/12/2019, consente in particolare al comma 1 la stabilizzazione tramite immissione diretta in ruolo di chi ha superato in precedenza apposito concorso pubblico per la stessa attività, mansione o categoria, che risulti titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato successivamente all'entrata in vigore della legge numero 124 del 2015 e che abbia il possesso un'esperienza lavorativa presso l'amministrazione che procede all'assunzione di almeno 3 anni alla data del 31 dicembre 2017, ma durata a partire dal 1 gennaio 2010. I lavoratori assunti per il PRA non hanno maturato tale requisito, come si può evincere anche dalla data delle assunzioni e dai dati relativi al loro rapporto di lavoro. L'articolo 35,3 del testo unico del pubblico impiego prevede, per favorire la valorizzazione delle professionalità maturate con l'apporto di lavoro precario, prevede appunto la possibilità di bandire concorsi pubblici con apposita riserva di posti in favore di chi alla data di emanazione del bando ha maturato 3 anni di servizio con rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni che bandisce il concorso, oppure concorsi pubblici per titoli ed esami con previsione di apposito punteggio che valorizzi le esperienze di almeno 3 anni maturate alla data di emanazione del bando. L'applicazione di queste misure deve essere necessariamente contenuta entro il 50% dell'impiego complessivo delle risorse previste del piano di fabbisogno del personale e deve avvenire nell'ambito delle disponibilità finanziarie e della dotazione organica dell'amministrazione. Al 1 gennaio 2020 la disponibilità dell'ente in categoria D di posizione vacanti è di 58 unità e in categoria C di 125, e solo su tali posizioni possono essere fatte politiche occupazionali. I numeri del personale a tempo determinato PRA devono eventualmente essere valutati alla luce dei suddetti limiti. In particolare si evidenzia che rispetto alla platea assai numerosa dei dipendenti PRA che avanzano aspettative di stabilizzazione, nel caso si decidesse di indire un concorso pubblico con riserva di posti, è al 40% in categoria D e sarebbe necessario prevedere 175 posti complessivi e 38 posti di categoria C nell'ambito della medesima procedura concorsuale. Si evidenzia peraltro che alla data di indizione di un bando avrebbero diritto soggetti che abbiano maturato il triennio e considerati i tempi dell'assunzione entro il 2020, nessuno matura nel triennio richiesto quanto previsto dalla contrattualizzazione dei vincitori avvenuta a partire dal 25 gennaio 2018. È comunque nell'interesse di questa giunta indirizzare l'azione amministrativa all'efficienza, all'economicità e a migliorare la qualità dei servizi offerti. Quindi la copertura dei posti vacanti avverrà attraverso un'attenta organizzazione degli uffici in coerenza ai fabbisogni del personale, nei limiti delle assunzioni consentite e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento del personale. Il consigliere Bori vuole intervenire per la replica.
Grazie Vicepresidente, io apprezzo e ringrazio per la risposta che è arrivata anche in tempi celeri rispetto all'interrogazione, però non posso dirmi soddisfatto, anzi mi dico preoccupato per il futuro di queste persone, in larga parte mie coetanee, che hanno maturato competenze, titoli di studio e capacità e io mi auguro non vengano buttate via queste competenze maturate anche nel lavoro dell'ente. Per questo chiedo che il tema venga inserito nella prima commissione utile, quindi il tema del PRA, che è una sigla, però dietro ci sono delle persone, venga inserita nella prima commissione utile per poterne trattare con tutti i consiglieri, non solo in un'interrogazione, ma in una discussione di gruppo. Io ribadisco e concludo che a me non interessa fare propaganda o strumentalizzare la cosa, mi interessa risolvere questo problema.